Un cordiale saluto dalla redazione sportiva, pagina di approfondimento che chiude il nostro notiziario con il Foggia che sabato ha vinto la Supercoppa di Lega Pro 4-2 sul Venezia e con questa vittoria appunto ha portato a casa il trofeo. Secondo trofeo della stagione dopo la vittoria del campionato nel girone C e dopo anche terzo negli ultimi 2 anni dopo la Coppa Italia dello scorso anno. Quindi il Foggia che porta a casa questo trofeo e diventa la regina delle tre squadre vincitrici dei gironi di Lega Pro, portando a casa appunto la Supercoppa con 6 punti, quindi 2 vittorie, quella sulla Cremonese casalinga 3-1 di 8 giorni fa e quella appunto di sabato scorso contro il Venezia. Foggia che è stato autoritario, Foggia che ha saputo dettare legge, anche se nei primi minuti insomma il Venezia ha avuto qualche occasione, e lo dice anche uno dei giocatori del Venezia, lo dirà, lo ascolteremo tra poco, Gheio, il centravanti del Venezia che aveva segnato il gol del momentaneo 1-2. La gara poi è finita 2-4. Ascoltiamo il tecnico del Foggia, Giovanni Stroppa, al termine della gara. Ma l'ho detto alla vigilia, siamo una squadra che ci piace giocare e giocando chiaramente cerchiamo di arrivare alla vittoria. Sicuramente non l'abbiamo interpretata nel modo giusto all'inizio perché abbiamo concesso delle ripartenze gratuite e sicuramente dovevamo essere più bravi nel palleggio e siamo stati anche fortunati, bravo Guarna in un paio di occasioni a non farci andare sotto. Potevamo fare qualche gol in più, sicuramente lo potevamo prendere, siamo stati superficiali nelle occasioni dei calci d'angoli, non tanto per come li abbiamo presi i gol, ma più che altro per come abbiamo procurato i calci d'angolo. Niente, faccio complimenti comunque alla squadra che ha mantenuto la mentalità e l'atteggiamento giusto, e quindi non è facile, come poi del resto il Venezia, non è facile aver vinto un campionato un mese fa e avere questa determinazione, questa voglia di fare la partita come poi del resto sia il Venezia che il Foggia l'hanno fatto. Queste le parole del tecnico rossonero Giovanni Stroppa. Avete visto anche alcune immagini direttamente dal penso di Venezia, i festeggiamenti sotto la curva dei tifosi del Foggia, di cui parleremo anche tra poco per un episodio spiacevole accaduto proprio a Venezia. E poi anche c'è stato un siparietto simpatico, quello dove la squadra è andata ad accogliere il capitano Cristian Agnelli, che era relegato in tribuna per via della squalifica e quindi non ha potuto alzare la coppa direttamente in campo. Poi i calciatori del Foggia lo hanno raggiunto in tribuna ed è stata festa tra il pubblico della tribuna dello stadio di Venezia. Dicevamo, c'è stato un episodio spiacevole, alcune auto e pulmini dei tifosi del Foggia nel parcheggio in cui erano stati sistemati proprio dalle forze dell'ordine di Venezia sono stati presi insomma d'assalto da qualche tifoso quando non c'era nessuno, quindi quando i tifosi erano all'interno dello stadio ci sono stati dei vetri rotti e delle ruote bucate, quindi questo piccolo contrattempo poi che non ha permesso ai tifosi di ritornare per tempo a Foggia e di avere qualche problemino al termine della partita. Episodio dal quale con un comunicato stampa si sono dissociati totalmente gli ultras organizzati del Venezia, quindi non è stata una cosa tra ultras, probabilmente la bravata di qualche singolo tifoso della squadra del Venezia. Andiamo ad ascoltare al termine della partita anche il centrocampista del Foggia, Deli, grande protagonista della gara. È importante entrare in campo sempre per vincere e non con i due risultati, sempre, dobbiamo essere sempre concentrati, dobbiamo portare a casa questa vittoria, siamo entrati in campo così. Sì, abbiamo sofferto molto sulle palle inattive, loro sono più strutturati, più alti, quindi abbiamo sofferto un po', hanno avuto molte occasioni da palla da fermo, noi con il giro palla abbiamo messo in difficoltà e sì, poi alla lunga si è visto, abbiamo giocato veramente bene. Ed ora ascoltiamo anche qualche giocatore del Venezia, si tratta dell'attaccante Gheio e di Vicario, il portiere della squadra arancio-nero-verde. Ascoltiamo. No, non ho protestato, mi sono rigirato, sì, c'è uno di loro che è entrato in 2 minuti, mi ha dato 3 volte senza pala, c'è una che mi sono rigirato, ovvio, non dovevo farlo, ma purtroppo è così. Ma rosicare no, hanno giocato una buona partita, noi siamo partiti molto bene, credo, abbiamo avuto prima mezz'ora tante occasioni di gol,
che non abbiamo segnato e poi è così il calcio, ma ti dico, siamo arrivati fino alla finale, si può vincere, si può perdere. Beh, è una partita che è stata decisa dagli episodi, perché se Guarna non fa le due o tre parate iniziali parliamo di un'altra gara. Comunque purtroppo mi è capitato questo errore e niente, la strada si è messa in salita, prendiamo atto, siamo i complimenti al Foggia, sono stati bravi, hanno vinto. E i giocatori del Foggia che con la dirigenza saranno impegnati ancora una volta nel giro di festa per la promozione in Serie B, anche nel sociale presso la casa circondariale di Foggia. Vedremo un resoconto nelle prossime edizioni del nostro notiziario. Chiudiamo con il basket. Vi abbiamo parlato nella finale della settimana scorsa della vittoria del campionato regionale Under 14 da parte della Virtus Foggia. Settore giovanile della Virtus Foggia che continua a mietere successi anche sempre a livello regionale. Questa è la premiazione di ragazzi del 3 contro 3, quindi basket 3 contro 3, anche qui una vittoria di un campionato regionale sempre contro l'Enel Brindisi, quindi contro una squadra blasonata, il cui settore giovanile è sicuramente di altissimo livello. Questo rende sicuramente prezioso questo ulteriore successo della Virtus Foggia, società di coach Fabio Ferrarette, quindi complimenti a questi ragazzi, complimenti a chi gestisce questa società, perché stanno ottenendo dei risultati di grandissimo livello. Questa del basket era la nostra ultima notizia, a me non resta che ringraziarvi e augurarvi un buon proseguimento di giornata.